Incontro stamani in prefettura a Trieste per fare il punto sulla gestione del numero unico di emergenza 112. Vi ha preso parte l'assessore regionale alla protezione civile e salute, Riccardo Riccardi, che ha illustrato al commissario di governo Signoriello un dato di per sé importante. Abbiamo raggiunto nel 2023 il record di chiamate superando le 700.000 istanze al numero unico di emergenza. Insomma, quella sorta di freddezza che spesso costruita d'arte attorno al servizio aveva caratterizzato i primi approcci al numero unico sembra essersi diradata. Di più, sono in fase di sperimentazione parecchio avanzata due importanti novità. Prima è la possibilità della videochiamata. Quindi la conoscenza da parte degli operatori del teatro dell'emergenza, anche per essere coordinati e più puntuali sulle misure che possono essere attivate davanti alla tipologia dell'emergenza che si presenta, che a questo punto non sarà soltanto descritta da chi chiama, ma sarà possibile anche vederla. L'altra importante novità riguarda il tema della georeferenziazione. C'è un lavoro importante che si sta facendo, in particolare per poter garantire in aree che in questo momento non hanno la copertura telefonica, comunque la possibilità attraverso la telefonia cellulare di raggiungere il numero unico. È una misura estremamente importante. Riccardi ha affrontato anche il tema degli incendi boschivi, essendo di competenza regionale quelli che colpiscono le aree non antropizzate. In tal senso la sede della Protezione Civile di Palmanova è stata sottoposta ad una serie di interventi di aggiornamento tecnologico. Inoltre, la regione è intervenuta anche sul personale. Sono ora 10 gli operatori dedicati per seguire la continuità del servizio sull'intero arco delle 24 ore.